Ci siamo adesso. Adesso sì. Allora, buonasera a tutti, siamo qui nel Teatro Caffeina, oggi è il 14 di febbraio, San Valentino, e noi siamo qui, io sono l'architetto Gianni Cesarini, accanto a me è l'artista Arialdo Miotti, siamo in ottima compagnia di amici e conoscenti. E il caso curioso che ci muove è che siamo qui a proporre, a parlare non tanto di un artista né di una mostra, ma bensì di un quadro singolo. È un evento appunto singolare, poiché la particolarità di questo quadro è che ha una storia burrascosa. È un quadro che nessuno ha voluto esporre, sebbene sia un quadro apparentemente innocuo, per cui io chiederei così, tanto per iniziare a capire l'oggetto, vorrei dare prima di tutto le indicazioni sul quadro stesso, che si chiama Il Dildo, è una tela di dimensioni, mi pare così ad occhio si ricorda, dovrebbe essere intorno 200%. 200%, tecnica mista con colori acrilici, è un quadro astratto, per cui chiedo ad Arialdo il motivo del perché questo è diventato un quadro difficile da vedere e cosa ha suscitato questo caso. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, il quadro è stato particolarmente difficile rispetto agli altri perché l'ho eseguito con un dildo. Un dildo, conoscete tutti, è una pezzo di gomma fatto a pene, usato per altri motivi. Io invece l'ho voluto usare proprio come tramite tra l'artista e la tela. Ho voluto creare questo quadro appunto con questa tecnica, chiamiamola. Chi è che l'ha visto? Una volta fatto, che pensavo che fosse una cosa più normale, tra virgolette, ha fatto il solito iter, social network, e poi addirittura degli addetti ai lavori, quindi gallerie, piuttosto che anche bar. Ho cercato di comunque di portare avanti questa cosa pure in posti non canonici, appunto, e però col risultato che sono stati tutti schivi, sono stati tutti restii a A mostrarlo. mostrarlo. Anzi, quando hanno saputo, perché poi l'esecuzione è una cosa e il quadro in sé è un'altra, quindi il quadro poteva piacere. Però allo stesso tempo, sapendo che è stato fatto appunto con questo modo, bravo, perché in questo caso l'ho usato proprio come uno strumento di lavoro, a quel punto non se ne sono sentita di mostrarlo come se fosse una cosa, non lo Scena. so, oscena. Quindi, se ben capiamo, il discorso che noi abbiamo fatto, abbiamo la presenza di un quadro fatto con uno strumento particolare che automaticamente contamina il quadro stesso, rendendolo un quadro da non vedere, un quadro peccaminoso, un quadro che non è bene mostrare. Per cui la cosa che mi incuriosisce è capire cosa le persone ti dicevano quando rifiutavano il quadro, cioè dicevano perché non possiamo mostrarlo in una galleria, in un bar, in una casa o altro. Qual era la motivazione che ti veniva data? Ma timore, paura, nel senso che
non c'è un nesso poi sull'opera finale, non c'è neanche un richiamo, se vogliamo. Però la spiegazione, appunto, che io ho dato dell'esecuzione ha fatto sì che non se la sentivano né di proporlo come in vendita, né addirittura Esempio la visione del quadro, perché appunto, come pure dicevi te, la paura era che potesse essere malinterpretato, non so, si sono fatti carico di un problema preventivamente. preventivamente, e questo ha fatto sì, appunto, sia in questo caso che in tantissimi altri casi, che la censura blocchi un po' l'operatività dell'arte. Quindi è stata nel 2018 una censura non dico papale, ma quasi. Quindi tu dici che a questo punto c'è stata una censura preventiva, cioè un precostituirsi un'idea di dire non lo voglio esporre perché questa cosa potrebbe essere scandalosa. Questo è il concetto. Ricordiamo che il quadro è un quadro informale, non è un quadro appunto che naturalistico che Certo, riproduce qualche astratto. oggetto o qualche fisionomia sessuale o altro. Stiamo parlando semplicemente di uno strumento che viene utilizzato, perché se tu probabilmente avessi messo il quadro il nome di tubo di gomma anziché dildo, probabilmente non ci sarebbe successo nulla. Questo mi permette di introdurre due altri argomenti che secondo me trovo fondamentali, ed è questo, e sono questi anzi. La prima, da sempre l'arte viene fatta con uno strumento, che sia il pennello, che sia la spatola, questo almeno in tempi chiamiamoli storici. Successivamente, con l'avvento delle avanguardie del Novecento, si è iniziato a utilizzare altri oggetti, dalle mani Il al corpo. corpo, a luoghi di arte e via dicendo. Quindi il fatto di aver utilizzato anziché un pennello un tubo di gomma non dovrebbe inficiare quello che è il rapporto finale. Però l'altro argomento che mi interessa in questo momento, perché tra l'altro l'essere noi in questo momento in uno spazio che non è propriamente uno spazio di galleria d'arte, ci dimostra il problema su cui io dibatto da anni, la possibilità di avere a Viterbo degli spazi espositivi dove poter andare a mostrare quello che è l'opera tua di artista, ma di tanti altri tuoi colleghi, che invece vengono confinati in piccoli spazi a cui bisogna dar merito ai proprietari e ai promotori della pregevole attività che fanno, però manca un'altra cosa in questa nostra città, la critica d'arte. Cioè io credo che sarebbe stato molto più giusto vedere il tuo quadro e dire non mi piace, è brutto, è in ritardo con la moda, non funziona per questo motivo o altro, piuttosto che, Commercialmente, certo. ecco, quindi queste due cose, la mancanza di spazi d'arte, o comunque quei pochi che ci sono, non riescono, nonostante il lavoro pregevole che fanno, ad avere visibilità, e poi la mancanza di una vera e propria critica che aiuti in qualche maniera a discernere ciò che è buono da ciò che è meno buono, ciò che è bello da ciò che è meno bello. Quindi ti chiederei, dopo questa lunga introduzione, cosa ne pensi tu di questa situazione artistica della nostra città? Quali sono gli spazi? Quali sono gli operatori? Purtroppo si è fatto una lunga introduzione, però posso chiudere in due parole, perché la situazione è veramente critica. Ma non è questione di spazi, come vedi, cioè è questione proprio di mentalità
e di supporto all'arte, perché ripeto, indipendentemente dalla mia provocazione, come dicevi te prima, non è che ci stanno posti idonei o persone critiche che possano far fruire l'arte. E quindi purtroppo al momento non vedo una grandi iniziative che possano aiutare a controllare. Però io vedo anche una situazione che secondo me è paradossale, perché noi abbiamo nella nostra provincia, nel nostro territorio, la presenza di grandi maestri dell'arte italiana e anche internazionale che vivono nel nostro territorio, da Castellani che era a Cellino in poi. Vedo un grosso fermento a livello cittadino, ci sono molti artisti di buon livello, di grande livello, che vivono a Viterbo e lavorano a Viterbo, che però non mostrano, perché chiaramente quando parli con loro ti dicono subito: ma dove vado? Non ho, voglio dire, ad oggi noi non abbiamo uno spazio dedicato all'arte moderna dove tu puoi andare a esporre un quadro che sia più alto di 2,5 metri. Ad oggi non c'è uno spazio espositivo. Quindi secondo me c'è questa situazione paradossale: artisti di gran livello che vivono nel nostro territorio, che vivono in maniera quasi carsica, nascosti nelle loro case, nel loro territorio, poi espongono a Milano, a Sydney, a Londra, da qualsiasi altra parte, ma non a Viterbo. Quindi c'è modo, secondo te, di migliorare questa situazione? Cosa dovrebbe essere fatto? Guarda, io penso che bisognerebbe andare alla stazione e con un bel biglietto del treno arrivare a quei luoghi che hai detto tu, perché al momento, torno a ripetere, non vedo iniziative, non vedo, non c'è la passione, e quindi magari presi da altre problematiche che ben sappiamo, questa dell'arte viene meno, e tutti noi dobbiamo espatriare almeno per vedere esposti quali, lasciando adesso perdere pure la parte economica, eccetera, però soltanto l'esposizione va fatta da un'altra parte. Però nelle case dei viterbesi, ogni volta che noi entriamo, il quadro più o meno bello, più o meno moderno, lo troviamo sempre. Cioè, quello che secondo me manca, ed è una critica che faccio così da amante di questo genere, ma così da un po' anche capacità di incidere sui fatti, è che il fatto fondamentale è che se tu leggi un giornale, per esempio, viene annunciata una mostra, viene annunciato un evento, viene annunciata la presenza di un ospite, che sia un attore, un artista, eccetera, ma non c'è mai, che è la cosa fondamentale, il resoconto. Non c'è mai che è stato ieri a Viterbo l'attore Pinco Pallino e ha cantato bene, ha cantato male, ha fatto una cosa particolare. Noi siamo figli della annuncite. Noi siamo contenti quando viene l'attore Alessandro Gassman, perfetto, è quello che ci interessa. Se poi Alessandro Gassman fa una serata bella, buona, brutta, in forma, non in forma, non ci interessa. E questo, secondo me, genera la mancanza la creazione di una semplice gerarchia di scala di valori, in cui dice: voglio andare a vedere quel pittore perché so che sicuramente farà belle cose, altre voglio perché andare a vedere. C'è una storia, perché certo, perché c'è una storia di mostre, di esposizioni. Oggigiorno possiamo parlare pure di performance per quanto riguarda i pittori, gli artisti, però appunto non c'è, se ferma tutto a come dicevi te, all'annunciazione, cioè la cronaca spicciola di un evento, nelle migliori delle ipotesi, e poi finisce. Allora, abbiamo toccato adesso
in qualche maniera anche il discorso del mercato, che poi fondamentalmente è quello che in alcuni casi regola la produzione di un artista. E volevo tornare un attimo, parlando sempre di mercato, a quel discorso iniziale che tu hai detto: a un certo punto io ho fatto questo quadro anche come una provocazione. Allora io mi domando, ma l'arte deve essere sempre una provocazione? Oppure, se noi guardiamo adesso in generale con una sintesi forse fin troppo ardita a quello che è la storia dell'arte, noi abbiamo che l'arte è sempre una riproduzione, o almeno fino all'Ottocento, della natura. Poi l'avvento della fotografia, le avanguardie e via dicendo, l'arte è diventato altra cosa, altri oggetti, altri formati, altri elementi. Allora la domanda che io ti faccio: bisogna sempre provocare per definirsi artisti? Non è chiaro, per me ti rispondo di sì, però non è proprio così. Io in questo caso l'ho fatto e diciamo che ho ottenuto, mi ho mancato questo risultato in negativo, nel senso che, come ti dicevo prima, quando andavo a bussare nei vari posti più o meno idonei, neanche hanno voluto vedere il quadro com'era, ma basandosi sul fatto che l'avessi fatto in questa maniera, non erano interessati, punto. Quindi non c'è stata una critica, non c'è stato niente. Il fatto provocatorio oggigiorno è ovvio, con tutte le varie forme appunto artistiche che ci stanno, ci sta pure questa della provocazione. Poi è sempre lo spettatore, è il fruitore che dice, che capisce se poi è un bel quadro o no, indipendentemente dalla popolazione. Io voglio scendere più in dettaglio su quella che è la tua opera, perché bene o male io conosco Ariadna ormai da diverso tempo, lo definisco un artista fluviale, perché secondo me il modo suo di porsi nel discorso dell'arte fa sì che attraversa generi completamente differenti tra loro, però con una linea di condotta che è abbastanza evidente, dai quadri, dai selfie iniziali, poi si è avvicinato alla pittura vera e propria, poi all'informale, poi alle performance, eccetera. Io, per esempio, ricordo con particolare entusiasmo la tua performance fatta nella galleria in via San Lorenzo, dove tu ti sei mostrato come corpo d'artista. Sì. Vorrei che tu la raccontassi per poi farci un ragionamento sopra. Sì, perché pure quella era una provocazione bella e buona, perché io ero sul lettino dormitorio, in questo caso nella galleria dove ero ospitato, e con il famoso cartellino appunto a posto del nome c'era scritto cadavere d'artista, e anche lì provocavo, perché non era possibile, no, che un artista venga osannato, venga anche a livello economico, venga poi dopo ci abbia un riscontro diverso da quello che poi è la vita reale, nel momento in cui appunto produce. E quella è stata una provocazione. Un'altra l'abbiamo fatta insieme invece, se ti ricordi, a via Marconi, prendendo un negozio e facendo un ipotetico negozio un po' particolare, quando già cominciava appunto il problema del commercio, che a Firenze, però quella è un'altra storia. Però in questa maniera allora contraddiciamo ciò che abbiamo detto prima riguardo alla necessità di avere spazi d'arte,
perché se poi noi, tu stesso sfuggi al luogo dell'esibizione con esibizioni appunto laterali, provocazioni, eccetera, diventa difficile poi istituzionalizzare, tra virgolette, un tuo oggetto, un tuo quadro, una tua performance. Per cui a questo punto mi piacerebbe chiederti cos'è che pensi quando realizzi un'opera? La realizzi per te stesso, per piacere, oppure dell'utente finale non ti interessa nulla di quello che ne pensa o come può reagire di fronte alla tua opera? Ma sì, assolutamente la faccio per me stesso. E poi è ovvio che però cerco il riscontro, la critica, perché se uno lo fa e non lo mostra, ci sono artisti che fanno così, però secondo me ci deve essere un riscontro, deve essere appunto una critica. Per crescere, per capire, per mille dall'altro. Quindi a te la critica serve per poter autoaffermarti, per avere coscienza di quello che hai fatto funziona, o tu già da solo sei convinto che quello che, il tuo discorso lo stai portando avanti, lo vedi come una linea di vita o spezzata? Beh, no, io personalmente invece ho bisogno di avere confronti, ma anche con altri artisti, per essere appunto contemporaneo. Quindi, allora, come ti definisci? Che tipo di artista pensi di essere? Un artista consolatorio, un provocatore, un artista gioioso o altro? A volte consolatorio perché ce n'è molto bisogno di consolazioni. No, scherzo. Beh, negli ultimi tempi mi definirei provocatorio, senz'altro. Io personalmente credo che una delle tue fasi più interessanti sia quella legata alla pittura, propriamente detta, perché comunque una tua capacità tonale, io lo chiamo così in maniera molto impropria, specialmente nei quadri di buona dimensione, evidenzia una ricerca che va al di là della semplice provocazione, perché noto così una piccola bipolarità nel tuo comportamento, il voler comunque suscitare sempre sorpresa nello spettatore che tu vuoi coinvolgere in qualsiasi maniera. Io ricordo per esempio l'altra performance che a me è piaciuta moltissimo del